Per la barba di Zeus, per il corvo di Odino, per il martello di Thor. E poi in seguito fu talmente il successo e la richiesta continua di un sequel del primo film di Anchorman che finalmente nel 2013 Will Ferrell, sempre insieme al regista Adam McKay, riuscirono a realizzarne un sequel, ovvero Anchorman 2. Titolo originale, The Legend Continues, sottotitolo italiano Fotti la notizia. Un film che è ambientato pochi anni dopo il primo, esattamente da San Diego si spostano a New York City. Questa sì che è una notizia: Ron Burgundy non solo è tornato, ma anche più divertente che mai. Dopo aver perso il suo lavoro a causa della moglie co-conduttrice, Ron riunisce la squadra contro un nuovo rivale. Il più grande Anchorman del mondo sarà schiacciato sotto il peso del proprio ego e del suo nuovo taglio di capelli? Scopri questo e molto altro nella commedia più oltraggiosa di tutti i tempi, definita uno dei film più divertenti dell'anno. Questo fu il grande ritorno del New Steam al completo, quindi sempre con lo stesso cast più altri attori che si unirono. In occasione dell'uscita di questo sequel di Anchorman 2, Will Ferrell, ovvero Ron Burgundy, fece una campagna promozionale pazzesca. Si vedeva su programmi televisivi a morire, su tantissime riviste, tra cui una delle più famose, ovvero Rolling Stone. Questa è proprio l'edizione originale pubblicata nel dicembre del 2013, dove c'è un vero e proprio servizio dove si vede pure insieme al suo mitico cane. Il cane di Ron Burgundy, che si chiama Baxter. Eccolo qui. Eccoli qui insieme mentre fanno un po' di pittura, si rilassano, sempre con la loro classe. Io poi ho recuperato in seguito anche questa doppia edizione Blu-ray, The Legend Continues, dove c'è un altro DVD, dove c'è lo stesso film, però con 763 battute diverse, che si intitola The Supersized R-Rated Version, con battute un po' più spinte, diciamo. Ma un film veramente, anche questo, proprio imperdibile, Anchorman, The Legend of Continue. Davvero, dove continua lo stesso divertimento demenziale, provocatorio, ambientato sempre in quegli anni 70-80. E poi ho recuperato anche la finta autobiografia di Ron Burgundy intitolata Let Me Off at the Top, che vorrebbe dire lasciatemi lassù in cima, insomma lasciatemi nella gloria. My Classy Life and Other Musings, la mia vita di classe e altre riflessioni. Winner of the World Book Award, vincitore del premio del libro del mondo. Divertentissimo anche questo libro, scritto ovviamente in americano, ma molto piacevole da leggere, molto molto divertente, insomma, per veri fan di Ron Burgundy. E negli ultimi anni, quindi questo il periodo del secondo film risale al 2013, Will Ferrell ha continuato a interpretare il personaggio in tantissime apparizioni televisive. E dal 2019, e dicevo, dal 2019 porta avanti un vero e proprio podcast in America intitolato The Ron Burgundy Podcast, anche quello che sta andando molto bene. Insomma, un personaggio comico che su Will Ferrell calza veramente a pennello, un po' come l'Ace Ventura per Jim Carrey o l'Ash Williams per Bruce Campbell. Un personaggio assolutamente irresistibile. Ron Burgundy, per la barba di Zeus.